ben sintonizzati su Radio Lemine, la radio della parrocchia di Almenno San Bartolomeo. Bene, buonasera a tutti, siamo qui in diretta nello studio di Radio Lemine per questa sera speciale, oggi 8 aprile 2014 e è la serata di Cari Nonni. Abbiamo voluto dedicare questa sera a Anna, questa sera non era appunto, non ha potuto essere presente, non può essere presente qui nello studio, ma abbiamo deciso insieme di dedicare questa serata di Cari Nonni a una nostra almennese molto cara che ci ha lasciato pochi giorni fa, è Suor Rota Gemmarosa. E Suor Rota Gemmarosa è stata nostra appunto compaesana, 90 anni, nata nel 1924, lunedì 7 aprile ci ha salutato con il saluto attraverso naturalmente la casa delle suore delle poverelle di Bergamo alle ore 15 nella chiesa appunto dell'Istituto Palazzolo in via San Bernardino a Bergamo si sono svolti i suoi funerali. Si chiamava Letizia Rota Suor Gemmarosa di anni 90, appunto come dicevo dalla congregazione delle suore delle poverelle del Beato Palazzolo, nativa della nostra comunità. Quindi vogliamo, ora è qui nel nostro, è stata tumulata qui nel nostro cimitero proprio oggi pomeriggio e vogliamo appunto ricordarla in maniera speciale. Voi ricorderete che alcuni anni fa abbiamo fatto delle interviste e abbiamo proprio ricordato tutte le suore native ad Almenno San Bartolomeo e c'era anche lei in queste interviste, esattamente il 28 novembre del 2007. Vogliamo ricordarla così, con questa intervista che abbiamo fatto a Bergamo, sopra la villa, e poi adesso non ricordo esattamente il nome, sempre delle suore delle poverelle, quel giorno ci siamo appunto incontrati e abbiamo ricordato e raccontato un po' la sua vita. Questa sera vogliamo riascoltarla, anche se lei non è più qui con noi fisicamente, ma lo è sicuramente con lo spirito e con il suo cuore, con il suo spirito.
come dicevo prima. Ecco, vi voglio lasciare questa sera, sicuramente per questo momento molto, molto particolare, per questa rubrica che ricorda i nostri nonni, questa grande suora, che era Suor Rota Gemma Rosa, nata, ripeto, il 20 gennaio 1924, aveva compiuto appunto 2 mesi fa i 90 anni. Bene, vi lascio questa intervista fatta nel 2007 ed insieme la ricordiamo in modo semplice così. Bene, mi trovo a Bergamo, esattamente in Città Alta, nella casa di preghiera e spiritualità delle suore delle poverelle. Mi ha accolto con gioia una nostra suora almennese, nativa di Almenno San Bartolomeo, ed è Suor Rota Gemma Rosa. Innanzitutto un grazie di cuore per avermi accolto ed aver accettato questa intervista per Radio Lemine. Come ora sa, abbiamo anche la radio d'Almenno nella nostra parrocchia. Da Almenno le portiamo i nostri migliori saluti e un abbraccio da parte di tutti gli almennesi. Grazie. Bene, iniziamo questa intervista partendo appunto, dovevamo intervistare anche Suor Emilia, purtroppo oggi non c'è, vedremo se riusciremo poi comunque a farlo ancora più avanti. Sono sicuro che poi ci sarà anche il tempo per lei. Iniziamo subito questa intervista partendo dal ricordo dei suoi anni, che sono ben 83 anni. Infatti lei è nata il 20 gennaio del 24. Del 1924. E Suor Gemma Rosa, lei ha lasciato Almenno per entrare nell'Istituto delle Suore Poverelle nel 1945, esatto, e ha onorato la sua professione religiosa nel 1947. Sì, benissimo. Quindi aveva 23 anni ed è entrata in convento a 21 anni. Ricordiamo velocemente la sua famiglia natale, papà, la mamma, i fratelli. Sì, noi, papà e mamma, dunque papà il nome, Raffaele, mamma Teresa, siamo 10 fratelli, però i maschietti 4 sono morti tutti, piccoletti. Siamo rimasti 6 femmine. Al presente è morta una sorella che aveva 70 anni, 11 anni fa, adesso siamo ancora 5 sorelle. I nomi. Dunque la prima Oliva. Io mi chiamavo Letizia, poi quella che è morta, la sorella Ursula, poi c'è Maria, che ha fatto l'ottantesimo adesso, e la sorella Giulia e Carmelina. Queste sono le mie sorelle che ho adesso. Molte più femmine. Più sì. Tante femmine. I maschietti sono morti tutti. E come allora è bello, ecco, sentire queste famiglie, il fatto che allora fossero famiglie numerose era importante, no? Ah, sì, sì, molto, molto anche. Papà lavorava a Milano, tornava soltanto il sabato e a lunedì mattina partiva, andare ancora al lavoro. E la mamma doveva quindi fare tutte le faccende domestiche. Com'era la mamma? La mamma doveva arrangiarsi perché uno dietro l'altro tutti gli anni. E poi si viveva come allora? Non ho vergogna di dire, eravamo poveri, però felici. Perché quello che c'era, c'era per tutti, anche se eravamo poveri, però oggi c'è tutto e sei meno felici di allora. È vero. Dove abitavate? Dove era la zona? Dove era la sua casa natale? Dunque, da Natale sono nata a De Rocca, però io ho vissuto i miei anni più lì dalle Cascine. La zona Cascine? Sì. Ed era, è stata di recente ad Almenno? Ma io, per grazia di Dio, anche se ho fatto tanti anni a Roma, 2 o 3 volte all'anno tornavo sempre in paese. E l'ultima volta che è stata, quando è che è stato Almenno? La seconda festa di Pasqua. Seconda festa di Pasqua, come la trova Almenno rispetto a com'era tanti anni fa? Se vado nelle Cascine non capisco più la strada. Non so più, si perde. Sono tutte villette. Una volta... Anche abitavo lì io, ma non si conosce neanche più adesso.
Prima erano tutti campi, erano vite, raccolti, adesso ci sono solo, quasi solo case. Dalla casa mia c'era Ca Bianca, Ca d'Agher, Ca dell'Uf. Esatto. E adesso cosa c'è? È vero, fa un po' impressione questa cosa. Cosa ricorda dei suoi primi anni di vita dal Menno fino ai 21 anni, quando poi è partita per il convento? Come li ha vissuti, cosa ricorda, dei ricordi familiari, parenti, vicini o in parrocchia, all'oratorio? Ecco, ci racconti un po' a tutta la tranquillità, senza problemi, questi che sono i suoi primi anni della sua vita, che hanno poi, sono poi stati quelli che hanno fatto decidere per questo tipo di scelta. Dunque, io a 13 anni sono andata a lavorare in Filanda, che poverino, ne ho preso tante di quelle botte e basta. Dopo però a 14 anni mi hanno preso a Ville d'Almè e sono stata lì proprio fino ai 21 anni che sono entrata in convento. La vita in famiglia era povera ma felice, come ho detto prima, eravamo contenti. Poi la vita in parrocchia, per me la parrocchia è stata una seconda famiglia, perché davvero, guardi, prima di tutto i sacramenti ricevuti, poi la catechesi, soprattutto anche, diciamo, l'azione cattolica. Poi devo dire, e ringrazio il Signore per la parrocchia, perché attraverso l'azione cattolica le suore di quel tempo e i sacerdoti ci hanno aiutato davvero a scoprire la mia vocazione. Perché la famiglia, la parrocchia allora era tutto, perché prima di tutto non c'era tante cose che ci sono adesso, ma poi si viveva, ecco, il nostro punto d'appoggio era sempre l'asilo ed eravamo felici. Parliamo dell'asilo giù, sempre, quindi c'era solo l'asilo, era tutto su un paese? Sì, in paese, l'asilo lì, perché non c'era l'oratorio a quel tempo lì, c'era l'asilo lì. Perché quando c'era anche Gian Maria, il problema principale che lui esponeva era quello che il paese era molto troppo dislocato e quindi la difficoltà ad accentrare il tutto. Invece una volta sembra che non era così, quindi andavate anche su al paese. Sì, era felice, guardi, si partiva la mattina presto dalla domenica per andare a messa dalle 5:30, si tornava, si faceva i mestieri, faceva colazione, poi si andava a messa alta alle 10:30. Si tornava da messa alta, che era un'ora di strada perché non c'erano né biciclette né niente. Si mangiava pranzo, si faceva i mestieri, poi si andava alla dottrina, diciamo, e si andava all'asilo fino alla sera, che mio papà mi diceva: tu parti la mattina con la luna e torni la sera con le stelle. È bellissimo. Oggi ci lamentiamo che abbiamo le macchine, che la chiesa è troppo distante. Una volta facevate tanti minuti di cammino per arrivare alla chiesa, avanti e indietro. Sì, perdevo messa. Mamma mia, che domenica era senza andare a messa anche all'oratorio. La nostra vita era così, ma eravamo felici. Anche per le strade non c'era macchina. Allora andare a messa prima la domenica, facevamo sulla fila, ci attaccavamo a braccetto. Quelle due in parte ci guidavano, le altre con gli occhi chiusi si camminava. Ricorda qualche amica ancora viva? Sì, tutte le mie sorelle, perché specialmente le mie sorelle con le sorelle di Sore Emilia, perché eravamo lì. Dopo c'era lì la Teresa Giubisso, come la chiama, la sorella della Emma che è morta, della Duiglia che sono morte, la Lucia del Zai che è morta quest'anno, no, che l'hanno portata a casa morta, anche quelle nostre amiche, tutte così, la Genoveffa, che c'è un figlio sacerdote, mi sembra, sì. Tutte le nostre amiche, tutti. E si tornava dall'asilo quando era presto d'estate, ancora a giocare lì nelle cascine. Bellissimo, bellissimo. Cosa ricorda dei sacerdoti e delle suore di Almenno in quegli anni? Chi c'era allora? Dunque, ai miei anni piccoletta c'era madre Costantina, ma l'ho conosciuta poco perché ero piccoletta. Poi c'era madre Sira, che è morta, e c'era madre Orante, che è quella che ci ha portato in convento. E come sacerdoti c'era, che ci ha accompagnato, il nostro padre spirituale, don Paolo Poloni, ma è morto adesso. Ecco. Chi era il parroco all'epoca? Don Alessio Pezzoli, sì. Dopo come lo ricordo? Mamma mia, no, era buono, che santo sacerdote, buono. Poi conosceva tutti lì, mio papà l'ha battezzato, l'ha sposato e tutto, ci conosceva tutti perché è stato su tanti anni Don Pezzoli, sì. No, no, poi i sacerdoti erano sacerdoti santi a quel tempo, non manca niente neanche adesso, per carità, ma poi si aveva quel rispetto del sacerdote, che era tutta una cosa... Voglio mica farmi sentire lì. No, è bellissimo. Cosa l'ha spinta a iniziare questo cammino religioso? E c'è qualcuno in particolare che l'ha incoraggiata e quindi gli ha dato un po' lo stimolo a fare questa scelta?
No, diciamo, la scelta personale, perché mi piaceva fare la suora, eccolo, che mi ha aiutato tanto, sono state le suore, vedendo come facevano loro, diceva, ecco, mi piace anche a me far così, eccolo. Poi c'era il nostro sacerdote, che era il nostro padre spirituale, proprio mi ha aiutato di dire, a farmi capire, guarda, per te è così, è meglio così, perché la tua strada è questa. Anche lui ci faceva tante domande, no? E capiva che non era adatta per il matrimonio, non è per te questa, la tua strada è quella. No, poi anche Don Gianmaria, che anche quando tornavo adesso, sempre mi faceva andare là in casa, mi raccontava tutte le sue passioni fuori. Sì, sì. Cosa ricorda di Gianmaria, qualche suo pensiero? No, lui quando andavo là, pensiero sempre, lui domandava sempre come va giù propaganda, come va giù propaganda. Poi ci diceva, cosa, lì abbiamo tutti questi seminaristi, perché tutti stranieri che avevamo così, ma anche lui mi raccontava della parrocchia, insomma, io la parrocchia, anche se ero lontana, io sono a corrente, diciamo mica a corrente, però, sì, è sempre stata aggiornata. E poi la mia sorella, mia Oliva, mi manda sempre i bollettini, no? E allora partecipo anche alle cose belle e alle cose meno belle che vi passa in parrocchia. E, quella. Certo. E quindi almeno è rimasto sempre nel sì, cuore. Sì, 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 anche se sono stata lontana, almeno è ancora mio. È vero, poi uno dice vivi la vita in altre situazioni, soprattutto per voi suori, sacerdoti, è un continuo spostamento, no? Quindi sì, adattarsi un po' a quelli che sono gli stili di vita degli altri. Sì. Quindi si dimentica un po' le proprie origini, ma non è così, almeno ha lasciato questa grossa impronta soprattutto sotto l'aspetto della famiglia. No, perché ho avuto anche la fortuna che io anche ero lontana, Pasqua e Natale anche un'altra volta d'estate, tornavo sempre, anche se ho stata a Roma, sempre tornata, dunque la parrocchia la vivevo ugualmente anche se ero lontana, eccola. Poi si dice sempre che i primi anni della propria vita sono quelli più importanti perché servono per formare. Per formarsi, certo. Io i primi anni, appena fatta la professione di dire, ho fatto 8 anni subito a San Pellegrino nel collegio, nel convito operaio, dove c'erano le ragazze dei paesi dintorni che stavano lì tutta la settimana, andavano a casa il sabato. Ho fatto 8 anni lì. Poi mi hanno chiamato a Roma e lì ho fatto 30 anni a Roma. Però 30 anni a Roma sono tornata giù 3 volte, che è stata giù 12 anni, poi le superiori mi hanno mandato al seminario di Faenza. Dopo a Roma mi hanno voluto ancora, sono stata giù ancora 10 anni. Dopo i superiori ancora mi hanno mandato a Barea, nell'Abruzzo. Dopo dall'Abruzzo sono passata sotto il monte, a casa di Papa Giovanni, Maitina. Poi a Propaganda mi hanno voluto ancora, sono andata giù un'altra volta. E sono stata giù fino al 97. Poi nel 97, siccome che laggiù anche noi suori eravamo in 14 all'ora, perché man mano le portavano via. Perché lei erano giù tutte abbastanza con l'età. C'era giù suore che erano tante, 30, 40, 50 e 60 anni. Una suora che vive ancora, che qui è però a casa di riposo, è andata giù che aveva 21 anni, che ha fatto la professione. È venuta via che ha fatto il 60esimo di professione e il 60esimo della casa. E allora i superiori hanno pensato, allora sono rientrate le suore indiane. Siamo stati insieme 4-5 mesi a farle imparare, perché non capivano, non sapevano. Ecco. Poi ci abbiamo lasciato in mano a loro. Poi lei è tornata su? E sono tornata su e adesso è 9 anni che sono qui. Qui in noviziato. Ecco, dovete sapere che questa è una casa meravigliosa, è sulla collina di Cittalta, rivolta verso la Val Brembana. Vede anche il Menno. Molto bene, poi vedo il cimitero perché vedo il muro e dico, lì dietro ci sono i miei genitori. Bellissimo, poi c'è una tranquillità incredibile, è un posto fantastico, è proprio un posto di preghiera e di spiritualità. Viene, ecco qui, chi c'è in questo momento? Mi parlava prima. In questo momento c'è, come le suore, c'è la superiore Sor Luigina che in questi giorni si trova un po' nell'ospedale per fare degli esami e siamo qui 10 suore, 11 con una juniores. E poi c'è anche alcune ragazze nel noviziato, giusto? Quelli sono su in Città Alta. Quelli in Città Alta, non facciamo parte noi a quelli. Quelli sono in Città Alta. Vengono qui per... Vengono qui anche loro per i ritiri, per gli incontri, sono qui anche loro. Perché in questa casa, oltre alle nostre suore che fanno gli esercizi, vengono i seminaristi a fare i ritiri, ci sono anche i laici. Come domenica avevamo qui 40 persone, c'erano 2 sacerdoti che guidavano, sono tutte famiglie anche, Poi ci sono anche tutti i sacerdoti loro che li guidano, ma anche famiglie intere proprio. Sarà, bisogna dire, ridondante, magari organizzeremo perché è un posto davvero,
di silenzio meraviglioso. Sì. Quest'anno festeggia con Suor Emilia il 60° di professione religiosa, esattamente fatta nel 6 ottobre del 1947, nel 2007 sono 60 anni. Noi vi aspetteremo sicuramente ad almeno San Bartolomeo nella ricorrenza della Madonna del Carmelo, del Carmine a metà luglio, di solito festeggiamo queste ricorrenze in quel momento. Per unirci a voi in questa gioia, in questo momento bello, in questo traguardo fantastico, ci vuole raccontare questi suoi, mi ha già raccontato dove è stata, ok, nei luoghi, a Roma, in Abruzzo, quindi ha girato anche un po' l'Italia, è andata anche molto, molto distante. Qualche particolare, qualche cosa che le è successo nella sua vita religiosa che l'ha colpita magari in modo particolare, che vuole ricordare? In modo particolare, siccome che per me è stupida come sono. No, assolutamente. No, quando sono stata propaganda i primi 12 anni, io credevo di restare sempre giù. Quando mi hanno detto che dovevo andare in seminario a Faenza, morivo. No, io credevo di dire, ma io qui sto sempre. Per me è stato un shock, non so cosa ho provato. Che a me veramente i fagotti, i trasferimenti mi costano sempre, perché è proprio vero che partire è sempre un po' morire. Ma la prima volta che l'ho fatto, invece adesso quando ero in casa madre dell'86, la generale mi dice, so Gemma Rosa, mi dispiace, è stata in portineria 2 anni, mi dice mi dispiace, ma dice la generale, ma devi andare ancora a propaganda perché ti vogliono ancora giù. E mi sono fatta vedere spiaciuta. Ma bugiarda sono stata. Era felicissima di tornare. Per non dare dispiacere a lei, ma i madri mi dispiace, ma se l'obbedienza la faccio volentieri. Ma se mi poteva vedere il cuore, traballavo dalla gioia. Era tutta contenta. Questa la cosa... non è facile, perché io penso il fatto di dover lasciare con la famiglia, che comunque sei legato alla famiglia ma anche a te stesso, un luogo dove hai vissuto, sei cresciuta. Ma per me propaganda era la mia famiglia, perché era già 2 volte che ero stata giù, e adesso quando mi ha detto che laggiù devi andare giù ancora perché ti vogliono ancora, e mi ha detto faccio l'obbedienza. Ma l'ha capito. Anzi, mi ha scritto che la conservo ancora, e tutte le volte che la leggo dico che bugiarda che sono stata. Sull'immagine mi dice ti ringrazio per il tuo generoso sì, insomma il Signore ti saprà ricompensare. Dico, poi potessi dire madre sono stata bugiarda. Ma... sono bugie bianche queste. Ricorda qualche particolare, sicuramente avete vissuto in situazioni diverse con le altre suore di Almenno. Qualche legame con qualcuno in particolare, adesso lei è qui con Suor Emilia, quindi sicuramente, ma anche in precedenza lei si è informata sul che tipo di rapporto c'era? Soltanto con la sua zia, quando ero in casa madre, sono stati 2 anni, io al centralino in casa madre. Con Suor Ionita. E lei era lì in casa madre, allora siccome che ero in portineria dovevo sempre mangiare prima, allora lei era il momento che veniva a dispensare, allora si chiacchierava dalla nostra famiglia, dalla nostra parrocchia. Certo. C'è più legame sul, cioè se delle suore sono nello stesso paese, c'è qualche cosa che lega oppure, si lega con tutti, con però... tutte, però tu ti senti in famiglia di più, quando ce n'è una del paese insieme, ci siamo cresciuti insieme, ci siamo conosciuti, è tutta un'altra cosa, ecco. È fantastico, bello. Adesso siete nella seconda giovane età, no? E le porta anche bene i suoi anni, molto bene, è ancora bene, ben vispa. E è il momento della saggezza, e quindi tutto quello che esce dalla vostra bocca e dal vostro cuore è un esempio importante per noi giovani e anche meno giovani. Come lei ha vissuto in tante parti d'Italia, quindi ha visto molti, molti problemi, molte difficoltà. Come vedeva il mondo una volta, anche quando era giovane, e oggi tutti questi cambiamenti, sia sotto l'aspetto positivo che negativo, come vede? Vedere positivo, certo, il mondo è cresciuto, tutte le altre cose, insomma, diciamo è così, come ho detto prima, dovremmo anche noi ci adattiamo. Negativo, però negativo, il male ci sarà stato anche prima, certo che adesso, secondo me, ce n'è tanto del male, ecco. Da che cosa dipende?
diciamo famiglie, diciamo dipende tanto dalla famiglia, però certo, diciamo, adesso non c'è più il senso, non c'è più quel senso cristiano di una volta. Una volta io ho imparato dai miei genitori a vivere come si doveva vivere, ma non con tante parole, come vivevano loro. Loro ci hanno trasmesso la loro testimonianza, dai che bisogna fare così. Allora, mio papà dice andiamo in chiesa, invece oggi dice, ma in chiesa ne? Invece proprio noi l'abbiamo attinto dai genitori la vita cristiana. Dopo la parrocchia c'è giustamente, perché tutti i mezzi che c'erano adesso, perché sono così lontani? Perché i valori sono spariti tutti. Forse manca un po', allora i genitori erano più rigidi. Al momento poteva sembrare forse negativa la cosa, però stata una cosa... Cristianamente, eccola. Invece adesso il mondo è così, però da me, secondo me, non vorrei neanche dare colpa alla famiglia, perché di volte diciamo viene fuori uno dalla famiglia che, per carità, come mai che la famiglia è così buona? Poi sono le compagnie, oggi poi con le televisioni che fanno vedere quello che non dovrebbero mica far vedere, imparano tutto. Invece una volta, scusa, che quando c'era mica pronto nelle nostre case, nelle cascine, siamo state sei mesi o un anno a Villa d'Almen, tanto che venivano pronte le case. Noi stavamo qua, lì c'era il cinema. Ci dicevo, tata, me la si fin dal cinema, che è il dell'oratorio. Sì, va, guarda la porta della casa. La cosa niente di più che ne? Si obbediva. Si obbediva. Questo è un esempio, un esempio lampante. Sì, guarda che la porta della cane, che te la dà più una volta niente da chi. È vero, è vero. Cosa, un messaggio ai giovani? Giovani, pregate di più, ascoltate i vostri sacerdoti, ascoltate anche i vostri genitori, poi cercate se il Signore si fa sentire, che vi chiama per Lui a servirlo più da vicino, ascoltatelo, che c'è più gioia a servire il Signore che il mondo. La gioia vera è nel servire il Signore e di conoscere e di farlo conoscere agli altri, perché io sono felice di essere suora e devo ringraziare il Signore, perché si ama di più il Signore, tutti li amiamo il Signore, però si ama anche i fratelli, anche i bisogni. Noi siamo poi le suore delle poverelle, siamo proprio per i più poveri, eccola. Però direi alla gioventù, non fate il sordo alla voce del Signore, che il Signore ci chiama tutti e che noi tante volte facciamo i sordi. Adesso poi c'è la Quaresima, penso che il parroco lo dirà. Coraggio a tutti i giovani. Bellissimo, bellissimo. Io la ringrazio che mi ha accolto, è stato bello queste quattro chiacchierate. Ricordiamo che lei si chiama Suora Gemma Rosa, ma è anche Letizia di nome. Letizia di nome, sì. Di battesimo. Una volta non si poteva tenere il nostro nome, che era così bello, delle volte mi dicono, come ti chiamavi prima Letizia? Perché mi tagni Kel? Non ce lo lasciavano. Quindi ricordiamo che si va rotta Letizia, il suor Gemma Rosa. Noi la ringraziamo, ecco, le lascio un ultimo saluto al Menno, la sentiranno anche tante persone anziane a casa. Questa radio è nata soprattutto per loro, il fatto di essere un po' più legati, certo. La distanza, il fatto di non poter uscire di casa, ecco, un qualche cosa che facesse un po' da collante, no? E poi... Dica al parroco che ha fatto una cosa molto bella, perché i miei sorelle sono contenti che sentono questo. Tanto è vero che la mia oliva mi dice, aspetta che vuoi sentire il preosto, e sente il parroco che fa la predica. È importante perché ci rilega un po', poi noi vogliamo raccogliere queste storie per non dimenticare, perché rimangano, tante volte le cose si dimenticano con molta facilità, con tutta questa fretta, questa frenesia, questo mondo, fa dimenticare le cose forse più importanti. Ecco, sì. Questa radio è nata per ritirare fuori le voci, certo. di persone che sono molto, molto importanti e rimarranno nel tempo. Molto bene, sì. Sono contento anch'io di aver sentito tutte queste belle cose che racconta. Come si chiama? Io sono Giovanni. Giovanni, ecco. Grazie allo signor Giovanni. Ecco, un saluto alle persone anziane che sono a casa. Sì. Persone anziane, lei è ancora giovane, eh? Sì. Parliamo sì. Io sono giovane, con più anni però. Con più anni, però lo spirito c'è sempre. Starei anche bene, perché potrei, se non avessi le gambe così, pazienza. Bisogna avere qualche cosa, no?
Beh, di gare non le fa, no? Le gare di atletica non le fa, il tempo, la tranquillità adesso ci vuole, dopo tutto il lavoro che ha fatto in questi anni è giusto un meritato riposo. Ma se lavoro anche perché qui sono in portineria. Sicuramente, sì, un lavoro più, diciamo, più adeguato. Sì, più adeguato, all'età che si ha, eccola. Però li porta benissimo i suoi anni, eh? Sono convinto che ai oltre i 100 ci arriva. Sì, se non muoio, sì. Se non muoio, sì, no, per carità. Grazie di tutto invece a lei. Ecco, un saluto. Un saluto a tutti quelli di Almeno, che anche se non vi vedo, vi conosco tutti e vi porto sempre nel cuore e nella mia preghiera, tutti. Grazie ancora. Niente, grazie a lei invece. La parola allo studio. È bellissimo ricordare e risentire Suor Gemma Rosa in questa intervista, soprattutto in questi momenti di dolore, perché ci ha salutato. E questa sera abbiamo anche trovato un momento importante per Almenno e soprattutto per Suor Gemma Rosa. Noi l'abbiamo intervistata a gennaio, a novembre del 2007. Qualche mese prima ricordiamo i suoi 60 anni di vita religiosa proprio qui ad Almenno durante la Santa Messa all'interno della festività della Madonna del Carmelo, la Madonna del Carmine, che per noi è una festa molto importante ed è dedicata anche e soprattutto al ricordo dei sacerdoti o delle religiose che in qualche modo festeggiano i loro anniversari, ed era il suo 60° di vita religiosa, quindi un traguardo importante. Ecco, abbiamo anche questa Santa Messa che vi vogliamo fare riascoltare e vivere insieme per ricordare Suor Gemma Rosa, soprattutto per quello. È un'oretta e mezza, però credo che sia un momento importante per noi, per la nostra comunità di Almenno San Bartolomeo, questo saluto a Suor Gemma Rosa che ci ha lasciato ed è salita al cielo, e la ricordiamo e preghiamo con lei per questo suo ricordo dei 60 anni di vita religiosa con questa Santa Messa che appunto era stata celebrata nel 2007. Bene, vi lascio a questo momento importante che spero insieme vivremo per salutare e ricordare Suor Rota Gemma Rosa.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo tornati anche quest'anno davanti al simulacro della Madonna del Carmine per venerare Maria e per ascoltare la parola che illumina, che dà vita e che ci sprona a imitare lei, la madre, che ha seguito fino in fondo il figlio Gesù nella fede, nella speranza e nella carità. Siamo qui per imparare da lei a credere, a ringraziare, a confidare nel Signore. Ricorderemo in questa celebrazione alcuni anniversari significativi di alcuni nostri fratelli. Quello di Don Gianni Ravasio, che ricorda il 50° di ordinazione sacerdotale, e quelli di due suore che ricordano il 60° di professione religiosa, suor Gemma Rosa Rota e suor Emilia Rota. Con il cuore colmo di gioia e di riconoscenza, rivolgiamo loro, oltre al nostro saluto, il nostro sentito ringraziamento per averci voluto onorare con la loro presenza, rendendo così ancora più grande e luminosa la nostra festa. In questo momento il nostro cuore vorrebbe dire loro tante cose, ma su tutti i sentimenti lasciamo che prevalga quello della riconoscenza, del ringraziamento e della preghiera. Per questo offriamo questa celebrazione per loro e con loro al Signore, perché Lui, che conosce i desideri più profondi del loro cuore, li esaudisca, e fondendo su di loro i beni celesti e la sua eterna benedizione. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Assisti i tuoi fedeli, o Signore, nel cammino della vita e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre del Carmelo, fa che giungiamo, che giungano felicemente alla tua santa montagna Gesù Cristo nostro Signore, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. Elia si recò alla cima del Carmelo. Gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Quindi disse al suo ragazzo: «Vieni qui, guarda verso il mare». Quegli andò, guardò e disse: «Non c'è nulla». Elia disse: «Tornaci ancora per 7 volte». La 7ª volta riferì: «Ecco una nuvoletta, come una mano d'uomo sale dal mare». Elia disse: «Va a dire ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché non ti sorprenda la pioggia». Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento. La pioggia cadde a dirotto. Parola di Dio. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Signore, chi abiterà la tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Ti seguiremo dovunque ci condurrai. Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente, non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Ti seguiremo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessero l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida: «Abba, Padre». Quindi non sei più schiavo, ma figlio. Se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Oh,
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. A metà del XII secolo, verso il 1150, un gruppo di pellegrini, al seguito delle crociate, si stabilì sul Monte Carmelo, un nome famoso nella Bibbia, soprattutto per il profeta Elia e per quanto lassù si svolse. Famoso per essere stato il rifugio anche di Elia, per essere stato il luogo in cui ci fu la sfida tra il vero Dio e i Baal, gli dei costruiti dalle mani dell'uomo, che sono così appetibili sempre per tutti noi, come nei tempi passati, come oggi, contro invece le esigenze alcune volte forti del vero Dio, però veramente profondamente umane. Poi dove Elia si ritirò nella solitudine, nella preghiera, nella ricerca della perfezione cristiana, ecco così fecero anche questi gruppi di pellegrini e abitarono quelle grotte di cui è disseminato appunto il Monte Carmelo. Lì poi costruirono una chiesetta, Stella Maris. Dal Monte Carmelo si domina tutto il Golfo di Haifa, il Mar Mediterraneo, una vista meravigliosa. E poi un convento. E si chiamarono Carmelitani, proprio dal luogo in cui risiedevano, sia poi nel ramo maschile, sia anche in quello femminile che sorse subito dopo. E secondo l'usanza del Medioevo, si misero sotto la protezione di un personaggio potente. Ricordate il Medioevo come era strutturato? Al vertice il re, l'imperatore, e poi i vari duchi, vassalli, valvassori, valvassini, eccetera, giù una società tutta piramidale. E ogni gruppo aveva il suo patrono. Ebbene, i carmelitani si scelsero Maria. Ecco perché anche la nostra statua ha quel manto così grande, per indicare che è patrona dei suoi devoti del Monte Carmelo e quasi quasi, diciamo, indica che li accoglie sotto il suo manto, sotto la sua protezione, proprio perché? Perché l'usanza del tempo era proprio questa, mettersi sotto la protezione di un potente. E in questo caso Maria. E quando nel 1274 il Concilio di Lione approvò e accolse giuridicamente l'ordine dei Carmelitani nella Chiesa, essi, i Carmelitani, cominciarono a festeggiare questo giorno. Era il 17 e poi subito portato al 16 luglio. Il giorno in cui il Concilio di Lione approvò i Carmelitani e da allora il culto si diffuse rapidissimamente in tutto il mondo cristiano, orientale e anche occidentale. Ma noi ci domandiamo, che è la cosa più importante, che cosa significa essere devoti della Madonna del Monte Carmelo?
secondo la nostra tradizione poi di Almenno, che si perde veramente nei secoli passati, non nei decenni. L'altare che abbiamo è dell'inizio del 600, è più di 400 anni che c'è. Ecco, abbiamo accennato appunto che nel Medioevo, quando nacque questa devozione, tutti si mettevano sotto la protezione di qualcuno. Questo comportava di mettersi al suo servizio, di questo potente. A sua volta questo potente, questo patrono, prometteva protezione e favori. Ecco allora il contenuto profondo della Madonna del Carmine. L'abbiamo ripetuto anche dopo la prima lettura. Ti seguiremo ovunque ci condurrai, Vergine Maria. Siamo al tuo servizio. Ci siamo messi a tua totale disposizione. Vogliamo essere tuoi figli fedeli. Non vogliamo mai contristarti come madre. Vogliamo darsi completamente alla tua volontà. Ti seguiremo ovunque ci condurrai, Vergine Maria. E qual è la volontà di Maria? È lei stessa che ce lo dice nel Vangelo. Quelle poche volte che parla, parla però in modo ultra significativo. Qual è la volontà di Maria? Fate tutto quello che lui vi dirà. Fate tutto quello che lui vi dirà. Ecco dove vuol condurci. La Madonna vuol condurci al suo Signore e nostro Dio e Salvatore, a suo Figlio. La Madonna poi disse ai servi in quel contesto a Cana di Galilea, e i carmelitani e i devoti di Maria sono appunto i servi di Maria, rappresentati da quei servi ai quali lei dice: fate tutto quello che lui vi dirà. Anche quando questa obbedienza è difficile o addirittura, fratelli, incomprensibile o addirittura impossibile, come si può obbedire a un comando di servire in tavola dell'acqua a degli sposi? Ma vedete, è proprio questa obbedienza incredibile che sortisce il miracolo, che sortisce il cambiamento radicale, che è un sovvertimento delle categorie umane e della pura ragione razionale, razionalistica. È molto istruttivo questo per la nostra fede, perché oggi tendiamo tutti, fratelli, a ridurre anche le cose della fede a pura comprensione razionale. E allora tutto ciò che è conforme a quello che noi possiamo capire ci va bene. Quello che non possiamo capire lo eliminiamo, niente di più sbagliato. Pensate a quei servi se non avessero obbedito a un comando quasi assurdo, ripeto. Eppure è proprio questa obbedienza che ha cambiato le cose ed è questa obbedienza che cambia noi e il mondo. Dall'altra parte, se allora chi si metteva sotto la protezione diventava suo servo, ti seguiremo ovunque ci condurrai, Vergine Maria, dall'altra parte il potente prometteva i suoi favori e la sua protezione. Ebbene, Maria, l'abbiamo raffigurato anche su uno di questi quattro quadretti del trono che la sostiene, promise a San Simone Stock, il fondatore dei Carmelitani, che se si fosse messo sotto la sua protezione e tutti quelli che l'avrebbero seguito in questo mettersi sotto la sua protezione non sarebbero caduti nell'inferno. E anzi, che lei
sarebbe andata a prenderli al purgatorio il primo sabato dopo la loro morte, donde nacque anche nella nostra tradizione il sabato dedicato alla Madonna. Anche questo adesso tutto sorpassato, tutto finito. E qual è il segno dei suoi devoti? Lo scapolare, quella striscia di stoffa che può rappresentare un mantello, essere sotto la protezione di qualcuno, che può essere ridotta a una semplice fettuccia di stoffa, oppure a una medaglia, oppure a qualcosa. L'importante è un segno esteriore anche, che fa vedere quello che uno è dentro. Vedete, noi nella nostra società di oggi, completamente contraddittoria, dice di affermare certe cose e poi le nega. Faccio un esempio molto calzante. Ecco, il segno che una volta tutti portavano, chi era devoto della Madonna del Carmine, anche solo una medaglietta al collo, al braccio, a casa, non ha importanza, era un segno, proprio perché noi ci esprimiamo attraverso i segni. Vedete, oggi questi segni non li vogliamo più, perché pensiamo che la nostra fede deve essere più pura, più bella, più interiore. Che contraddizione! E poi vedo tutti i bambini che hanno le ultime magliette e con la griff ben visibile, il segno. E poi vedo i nostri ragazzi che vanno in giro con le magliette della loro squadra e i genitori tutti contenti. Che contraddizione! Sono soltanto i segni religiosi che danno fastidio, crocifisso compreso. Tutti gli altri no, e ognuno nel suo stato simbolo, i segni, il macchinone, gli occhiali all'ultima, lasciamo perdere. Siamo in una contraddizione totale. Eppure questa è la nostra società. I segni religiosi solo quelli li rifiuta, si riveste di tutti gli altri. Ognuno cerchi poi in sé la spiegazione e l'approfondimento di questo. In questa devozione, allora, la nostra comunità, ripeto, si è distinta in modo eccelso. Ma la domanda per me è anche questa. Si è distinta, ma oggi, ma domani, certo in tanti, meno male che c'è, e il risveglio e il richiamo della Madonna c'è anche in tanti che sono magari lungo l'anno un po' indifferenti, ma in tanti altri regna veramente ormai l'indifferenza. Che sia la Madonna del Carmine, che sia qualcosa d'altro, l'importante è, come il Vangelo purtroppo dice, ognuno se ne va per i propri affari. Non ho tempo, non mi interessa. Preghiamo allora la Madonna, dobbiamo davvero pregare la Madonna. Perché? Perché solo lei come madre può smuovere i cuori, non noi. Nemmeno le nostre prediche, né le nostre liturgie. È solo la sua sensibilità materna infinita che può condurre, i tempi non lo sappiamo, ma ogni persona a pensare in fondo, magari anche dopo una vita, alla sua dignità, alla pienezza veramente del suo essere, che non può essere che in una dimensione anche spirituale, non solo orizzontale. Preghiamo tanto allora la Madonna. Ecco perché la nostra preghiera non deve essere mai solo per noi. Siamo una comunità, siamo tutti figli della stessa madre, donna. Ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E concludo proprio ricordando come in questa nostra solennità tanto cara, la nostra comunità è solita ricordare anche gli anniversari più significativi di chi si è dato tutto al Signore e alla Madonna. Quest'anno abbiamo due suore che 60 anni fa hanno emesso per sempre i loro voti di seguire in tutta la loro vita
Cristo povero nei poveri. Cristo povero nei poveri. E 50 anni fa, Don Gianni, che abbiamo la fortuna di aver ricevuto e accolto nella nostra comunità l'anno scorso, diventava prete. Il 15 giugno, il 16, l'anno scorso è giunto tra noi a settembre, quindi non è neanche un anno che è qui. Noi speriamo che si trovi bene e che continui ancora, proprio per molti lustri, a dare un aiuto, una mano a questa nostra comunità e a pregare, proprio a portarla sempre più verso il Signore, secondo il desiderio della Madonna. Facciamo gli auguri umani e soprattutto cristiani di fede a queste nostre suore. Oggi, vedete, ci uniamo a loro per un grazie non solo esteriore, guai se fosse così, ma dal profondo del loro cuore forse e sarebbe meglio parlassero loro. La nostra comunità è stata anche qui feconda di vocazioni speciali. Ho detto è stata. Ma oggi, domani, non ci resta anche chi che pregare, fratelli, pregare davvero. Sappiamo che la preghiera è la sola, ripeto, che può cambiare i cuori e il corso della storia degli uomini, la sola. E quindi essere devoti di Maria oggi è proprio mettersi in questa situazione, non tanto dei buoni sentimenti solo oggi e poi finita la festa si torna come sempre o ricordarsi una volta all'anno, ma proprio vivere nella quotidianità la nostra devozione alla Madonna e che, ripeto ancora una volta, che cosa vuole da noi? Fate tutto quello che lui vi ha detto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. In mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discesa dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato. Ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica, verso un solo battesimo, i peccati, la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. A Dio Padre, origine e fine di ogni creatura,
eleviamo la nostra fiduciosa preghiera. Oggi la presentiamo mettendola nelle mani della madre del suo figlio, Gesù, e madre nostra, e diciamo insieme, per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. In questo giorno meraviglioso ti preghiamo, Signore, per tutta la Chiesa, per il Papa Benedetto XVI, per i Vescovi, per i sacerdoti e le persone consacrate, in modo particolare per Don Gianni, Suor Gemma Rosa, Suor Emilia, perché con la parola e con l'esempio sappiano guardare alla storia e alla realtà che li circonda con la luce penetrante dello Spirito Santo. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, che Cristo ha voluto luce delle genti, maestra di verità e arca della nuova alleanza, perché sia sempre per gli uomini del nostro tempo segno credibile dell'amore infinito di Dio per ogni uomo e sia libera di portare a tutti la testimonianza della verità e della carità. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Per la nostra comunità di Almenno San Bartolomeo, che da molti secoli celebra con solennità e devozione la festa della Madonna del Carmine, possa sempre sperimentare la materna protezione di Maria e sul suo esempio donarsi totalmente a Cristo. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Per i giovani della nostra comunità, siano generosi e aperti alla gioia del Vangelo. Per i genitori, perché siano i primi educatori dei figli ai valori della fede e della vita cristiana. Per i nostri malati, sappiano unire le loro sofferenze a quella del Cristo per la salvezza propria e del mondo. Preghiamo. L'intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Per la pace nel mondo, Maria, Regina della Pace, ottenga da Dio il dono della pace tra le nazioni, della pace nelle famiglie, della pace nel cuore di ogni persona. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Perché la Madonna del Monte Carmelo, che lungo i secoli è stata invocata come protettrice da moltissimi devoti, accolga anche noi tutti e la nostra comunità sotto la sua protezione e lo scapolare che contraddistingue i suoi devoti sia il segno della nostra piena fiducia nella sua intercessione. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. O Padre, che introducendo tuo figlio nel mondo gli hai preparato una madre, donaci di godere anche noi delle sue dolcezze e attenzioni. O Figlio di Dio, Gesù Salvatore, che sotto la croce ci hai dato come madre la tua madre, aiutaci ad amarla e onorarla. O Spirito Santo, che hai reso fecondo il grembo e la vita di Maria, aiutaci a portare frutti di opere buone. Al Padre, al Figlio e allo Spirito, gloria e onore nei secoli dei secoli. Portiamo all'altare 3 statuette della Madonna e 5 libri da poco realizzati e sui quali sono riportate le numerose opere d'arte e pittoriche che si trovano nella nostra chiesa parrocchiale e nelle varie chiesette sussidiarie. Doni che offriremo a Don Gianni, a Padre Pasquale, a Suor Gemma Rosa, a Suor Emilia e alla nipote Suor Emilia. È il nostro modo semplice con il quale vogliamo dire grazie a questi nostri fratelli per la loro presenza e la loro testimonianza di persone che hanno consacrato tutta la loro vita a Dio, mettendola a servizio del prossimo.
pane e vino per il sacrificio del Signore che il sacerdote celebra ogni giorno come ministro di Cristo per la comunità e che continua a significare lo stupendo amore di un Dio che si è donato. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, l'offerta che ti presentiamo nella solenne memoria della, della protezione della Beata Vergine Maria. Perché imitando la sua carità nel tuo servizio possiamo unirci intimamente all'opera della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
veramente cosa buona e giusta innalzare a te l'inno di benedizione e di lode. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, ma è soprattutto dolce e doveroso magnificare il tuo amore per noi, nel devoto ricordo di Maria, sempre Vergine. Nel mistero della redenzione tu hai scelto cooperatrice del tuo Figlio, madre e modello della Chiesa. Mistica stella del Monte Carmelo, Maria illumina e guida i suoi figli, che ha rivestito del suo santo abito, in segno di della sua protezione. Con bontà materna e lo splendore della tua bellezza, ci attrae a te sulla via della perfetta carità, perché nella contemplazione del tuo volto annunziamo ai fratelli le meraviglie del tuo amore. Per questo dono la tua benevolenza, unite gli angeli del cielo, proclamiamo la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo tutti i nostri cari defunti in questo momento. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, e qui ricordiamo i vivi, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, con San Bartolomeo, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci porre in tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi da peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Vergine Maria, Madre dell'amore, intercedi per tutta la nostra comunità. Al tuo amore materno affidiamo i nostri bambini, la cui innocenza esprime la bontà del loro creatore. Affidiamo le nostre famiglie, perché cerchiamo di modellare le nostre case sulla tua casa di Nazareth, e l'amore di noi genitori e dei nostri figli sia forte e fedele come l'amore che riempie il tuo cuore. Affidiamo i nostri ragazzi, i nostri giovani, che sono alla ricerca della verità. Fa che siano come te, attenti alla parola di Dio e siano sempre disponibili alle sue attese, con un sì generoso e perseverante. Affidiamo a te i nostri ammalati, i nostri anziani, perché sperimentino la tua tenerezza, il tuo amore, la tua presenza accanto a loro e si convincano che la loro vita è preziosa agli occhi del Signore. Affidiamo a te il Papa, Benedetto XVI, i Vescovi, i Sacerdoti e le persone consacrate, in modo particolare Don Gianni, Padre Pasquale, Suor Gemma Rosa, Suor Emilia, perché pieni di gioia, di speranza e di carità, continuino a proclamare la buona novella al mondo. Sii sempre il loro sostegno e la loro consolazione. O Maria, Madre dell'amore, contiamo sulla tua intercessione. Ottienici di vivere in perfetta unione con Gesù e tra noi, affinché possiamo essere una cosa sola con il Padre. Preghiamo. O Dio nostro Padre, la comunione col prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, dono mirabile del tuo amore, fortifichi e renda fedeli imitatori della virtù della Beata Vergine Maria, coloro che ci sono consacrati al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Ricordo oggi pomeriggio alle 17, alle 5, aspettiamo i bambini proprio per una benedizione particolare per loro davanti al trono della Madonna. Alle 20 la messa e poi alle 20:30 la solenne processione. Ecco, la raccomando proprio che non vuole essere solo un segno esteriore, ma proprio un vero atto d'amore e di pietà e di fede. Concluderemo domani mattina alle 9. Con la messa di chiusura. Giù in fondo alla chiesa è in vendita quel libro che abbiamo donato anche ai festeggiati e che finalmente, anche con grande onere finanziario della parrocchia, che però mette a disposizione di tutti almeno la conoscenza e l'apprezzamento delle nostre chiese e delle opere d'arte in esse contenute, che sono invidiate in tutta la diocesi e noi magari che siamo qui non le conosciamo e non le apprezziamo neanche, tant'è vero che il Piccio è 6 mesi che è a Cremona e non l'ho concesso, me lo chiedevano per un'altra mostra altri 6 mesi e per voi noi non l'avremmo più neanche goduto, tanto per dirvi. E da ultimo, ecco, così proprio con semplicità ringraziamo le suore e anche la nipote Suora Emilia, le sacramentine, che ha voluto essere qui presente, Don Gianni, e noi facciamo sempre anche un solito applauso, anche se vabbè. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine e redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen.
A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna del Carmelo, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.